Giancarlo Simonelli, organizzatore di questo secondo Memorial Giulia Martinelli, un onore insomma per la comunità, quello che fai, una cosa di cuore e comunque socialità, un bellissimo evento. Sì, assolutamente sì, perché poi questa è una manifestazione che ripetiamo per ogni anno e quest'anno abbiamo fatto il secondo Memorial apposta dedicato a questa bambina di 22 mesi. Di 2 mesi di Doganella, è purtroppo morta il 24 dicembre, e quindi gli dedichiamo questo memorial per lei e pure lo rinnoviamo sempre, quindi automaticamente ci abbiamo sempre bambini che vengono qua, giocano e hanno l'onore di frequentare questa comunità, sì, anche grazie a te, insomma, che ti rivolge appunto ai giovani. Sì, assolutamente sì, perché i giovani devono capire che oggi ci sono io, però è giusto che pure loro mandano avanti un'attività così bella e ricordare una persona che non c'è più in questo modo, secondo me è la cosa più bella che può ricordare una persona e qualsiasi persona. Noi siamo tutti papà qui, quindi bene o male ci capiamo e abbiamo ottenuto degli ottimi risultati con le mamme, anche coinvolgendo le mamme, le rappresentanti, le maestre e più gente se possibile, ecco, tutto quello che uno può fare. Riguardo al torneo invece, al di là del punto di vista tecnico, insomma, è un grande torneo di amicizia dove le squadre si rispettano e insomma è famoso anche per questo. Sì, assolutamente sì, perché quest'anno siamo riusciti a mettere su questo torneo in 3 giorni alla fine, non è per togliere niente a nessuno, però con 3 giorni organizzare un torneo così grande. Infatti vorrei ringraziare le squadre, i forestieri, Blitz Sigarette Elettroniche e Volemoci Bene e anche l'altra squadra che era, aspetta che ce l'ho qua, Ristrutturazione Peruzzo, che ringrazio mille tanto per la loro partecipazione e le loro che non sono mai mancate alla fine come persone, sono sempre venute alle partite, ecco, giustamente come dicevo. Vai. Adesso appuntamento all'anno prossimo. Assolutamente sì, rinnoviamo il terzo memorial, riproviamo a farlo e organizzarlo magari il meglio possibile, ecco. Grazie. A posto così, grazie. Ciao.